Lancerei un video dell'onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che non ha potuto essere in prima persona qui, ma che ha lanciato sui tre temi che affronteremo tre piccoli video. Vediamolo e poi diamo la parola all'onorevole Salvini. Ma allora, ovviamente voi sapete, perché insomma ne abbiamo parlato tante volte, che questo è uno di quei temi su cui Fratelli d'Italia è schierata in maniera assolutamente determinata. Noi abbiamo, insomma, da anni ci battiamo per cercare di spiegare a questa curiosa Italia che un lavoratore è un lavoratore, indipendentemente dal tipo di lavoro che fa o dall'azienda nella quale lavora, e da tempo, da anni, lavoriamo con una serie di proposte che consentano una riforma seria degli ammortizzatori sociali in questo senso, cioè superare queste intollerabili discriminazioni tra lavoratori in Italia. Lo abbiamo visto a maggior ragione durante la pandemia. Abbiamo visto durante la pandemia che ai lavoratori dipendenti veniva riconosciuto appunto cassa integrazione piuttosto che l'80% delle ultime retribuzioni, i lavoratori autonomi, quando andava bene, ricevevano l'elemosina dei 600 euro. E io credo che questo sia un tema non più rinviabile, tant'è che Fratelli d'Italia aveva chiesto che la questione della riforma degli ammortizzatori sociali fosse inserita tra le priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè poiché è una riforma che richiede diverse risorse e siccome è uno dei grandi temi che vanno affrontati e risolti in Italia, quale strumento migliore del PNRR per risolvere definitivamente questo divario inaccettabile? Purtroppo anche lì le nostre proposte non sono state accolte, dopodiché ne abbiamo formalizzate molte altre. Una di queste potrebbe arrivare a Dama, speriamo, con l'approvazione del decreto fiscale e della manovra, ed è quella, immagino che la conosciate, che chiede il riconoscimento della malattia e dell'infortunio anche per i lavoratori autonomi. C'è un tema anche lì di coperture sul quale però il governo si è impegnato, sarebbe già un grandissimo segnale, è al Senato, è un'iniziativa di un nostro senatore Andrea De Bertoldi, ma è una proposta sulla quale mi pare ci sia una certa convergenza e quindi su questa probabilmente speriamo si dovrebbe appunto avere alla fine un parere favorevole alle coperture necessarie. Riguardo quello che invece noi comunemente chiamiamo assegno di disoccupazione, anche qui abbiamo fatto diverse proposte. La più semplice è quella di equiparare per gli autonomi gli stessi criteri previsti dalla NASPI per i lavoratori dipendenti, cioè l'80% della media delle ultime retribuzioni per un periodo pari al 50% del periodo di contribuzione e comunque non oltre i 24 mesi, esattamente come accade per i lavoratori dipendenti, secondo noi dovrebbe accadere per i lavoratori autonomi. Anche queste sono proposte tutte formalizzate, sono proposte che riporteremo anche nella discussione su questa manovra, sperando che una discussione ci sia, perché come avete visto sui testi si sta ancora discutendo fuori tempo massimo e quindi ci si ritrova con un Parlamento che inevitabilmente sarà schiacciato nel dibattito sulla finanziaria e temiamo con l'ennesima norma che arriva blindata dal governo come se il Parlamento non esistesse più, che secondo me sta diventando un atteggiamento intollerabile da parte del governo sostenuto da una maggioranza che ha evidenti difficoltà a mettere d'accordo. Allora, prima di passare al prossimo argomento, darei il secondo video di Giorgia Meloni perché prima c'è stato un accavallamento di argomenti. Prego. Ma guardi, dunque, intanto ovviamente grazie a tutti per l'invito, mi scuso di non essere presente personalmente, ma non potevo mancare come sempre a questo incontro ormai tradizionale organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dalla Fondazione, quindi insomma mi scuso per non esserci personalmente. Dunque, che cosa penso dell'accordo della maggioranza? Guardi, fermo restando che aspettiamo ancora di leggere i testi, perché poi su queste cose, per essere precisi, bisogna sapere esattamente che cosa si sta parlando. Io posso dire questo: Fratelli d'Italia, quando si tratta di abbassare le tasse, è sempre d'accordo, soprattutto in una situazione come quella nella quale ci troviamo, che insomma vede problemi enormi nella nostra economia che richiedono necessariamente dei correttivi.
Devo dire che per come io leggo l'accordo nella maggioranza, però le tasse, diciamo, per alcuni si abbassano in questo caso e per altri no. Per altri la situazione peggiora. E si direbbe peggiora per, diciamo, i redditi medio-alti, o per i redditi alti, ma non è esattamente così. Cioè chi oggi ha un reddito di 50.000 euro lorde, che insomma a occhio con una tassazione come quella che abbiamo noi, mediamente sono 2.500 euro al mese, la situazione peggiora sensibilmente, cioè l'aliquota salirebbe, secondo quello che io ho letto sulla stampa, più o meno di 5 punti. E non credo che oggi, insomma, chi guadagna 2.500 euro possa essere considerato un riccone, per cui continuiamo a colpire il ceto medio. Dopodiché, se io avessi dovuto, diciamo, decidere strategicamente dove spendere questi 8 miliardi di euro, che sono una cifra sicuramente ragguardevole, ma non risolutiva, quindi non eccessiva, io in un momento come questo avrei concentrato tutte quelle risorse sul tema del lavoro. Sono d'accordo, siamo d'accordo, perché era una cosa che chiedevamo anche noi, all'abolizione dell'IRAP per gli autonomi e per le partite IVA. Però secondo me serviva un intervento molto deciso sul tema del cuneo fiscale, del cuneo contributivo, sul tema del costo del lavoro, lato azienda e lato lavoratore. Perché a noi è stato raccontato dai governi che si sono susseguiti che con il Covid nessuno avrebbe perso il posto di lavoro. Non è andata esattamente così. C'è un sacco di gente che ha perso il posto di lavoro, ci sono un sacco di aziende, soprattutto piccole, in estrema sofferenza, e c'è un costo del lavoro che tutti siamo d'accordo nel sostenere che sia altissimo, ma poi alla fine non si taglia mai. Per cui io credo che, diciamo, andasse fatta questa scelta. Adesso cercheremo delle coperture per presentare delle proposte in questo senso, perché io credo che vada almeno immaginato un incentivo, diciamo così, all'assunzione, che chiaramente come taglio del cuneo fiscale, almeno per quelli che hanno perso il lavoro per colpa del Covid. Cioè, credo che un segnale in questo senso andasse dato, credo che vada dato. Ci lavoreremo come Fratelli d'Italia e speriamo che le nostre proposte vengano accolte. Ascolterei l'ultima clip di Giorgia Meloni e poi andiamo all'ultimo tema, quello degli ammortizzatori, quello delle politiche attive del lavoro e delle articolazioni di questo tema, ma ne parleremo fra un istante. Beh, la posizione di Fratelli d'Italia sul reddito di cittadinanza è nota. Del resto, rivendico che siamo praticamente l'unico partito rimasto in Parlamento che non ha mai votato né per istituire né per difendere il reddito di cittadinanza. E lo rivendico. Io ritengo che il reddito di cittadinanza sia una misura sbagliata sul piano culturale, perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenzialismo chi può lavorare e chi non può farlo. Uno Stato giusto non dà fino a 780 euro a un ragazzo di 20 anni in ottima salute che sta a casa e 270 euro a un invalido. Uno Stato giusto non dà 780 euro a quel ragazzo di 20 anni in ottima salute e una pensione di 500 euro a un anziano. E uno Stato serio non dice a quel ragazzo, come noi diciamo con il reddito di cittadinanza, statene a casa che non mi servi. Anche questo messaggio fortemente diseducativo, perché qualsiasi lavoro, anche un lavoro che sia, diciamo, non esattamente adeguato alla formazione che si ha, è comunque un lavoro che ti dà dignità, che ti insegna qualcosa, che ti fa partecipare alla crescita della tua comunità. Quindi il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata. Bisogna distinguere i due piani. Bisogna utilizzare, questo avrei fatto io, avrei abolito il reddito di cittadinanza, abolito il reddito di cittadinanza e avrei distinto i due piani, utilizzando una parte delle risorse per, diciamo, migliorare i livelli di assistenzialismo delle persone in difficoltà, vedi il tema delle pensioni di invalidità, che è uno scandalo in Italia, è stato definito da tutti come una cosa assolutamente inadeguata dai massimi livelli istituzionali del nostro ordinamento, e dall'altra avrei messo per chi è nella condizione di lavorare secondo me, dando quelle risorse alle aziende, un incentivo all'assunzione. Dopodiché, se
si lavora, si può lavorare anche da un'altra proposta formalizzata da Fratelli d'Italia per coloro che in ogni caso, anche con gli incentivi, non riescono a trovare un posto di lavoro, perché poi noi abbiamo una serie di problemi legati soprattutto al famoso skill mismatch, cioè alla distanza che esiste tra i profili che vengono richiesti e la formazione che siamo in grado di dare soprattutto ai nostri giovani, e non è un problema di navigator. Io quando sento dire che il problema del reddito di cittadinanza è che non ci sono abbastanza navigator, francamente mi cadono le braccia per terra. Il problema è che noi abbiamo una difficoltà a far dialogare il nostro sistema di istruzione e formazione con il nostro sistema produttivo, lo sanno tutti da sempre. Oltretutto i centri per l'impiego con la legge Biagi, diciamo, l'incontro tra domanda e offerta è stato totalmente disintermediato, per cui chi dice una cosa del genere sta dicendo una totale castroneria. Ma dopodiché ci può stare un assegno di, diciamo così, solidarietà, di sussistenza minima per chi può lavorare, non riesce a trovare un posto di lavoro, ma nei sistemi nei quali funziona, funziona A perché si trovano facilmente posti di lavoro e B perché le risorse che vengono riconosciute con questi assegni sono sensibilmente inferiori allo stipendio medio, cioè puoi dare 300 euro, così non è un incentivo al lavoro, ma non ne puoi dare 780, che in molti casi è più di quanto si guadagna lavorando 40 ore settimanali. Cioè, non mi pare di dire delle cose folli, mi pare di, diciamo, disegnare un sistema giusto e non un sistema con degli strumenti che servono a fare cassa elettorale, come è stato purtroppo per il reddito di cittadinanza. E sono francamente basita dal fatto che tutti i partiti dichiarino che il reddito di cittadinanza non va bene e intanto sempre 2 miliardi sopra ci abbiamo messo. Bene.